Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Finalmente possiamo mettere le mani su The Lord of the Rings Gollum. Non c'è bisogno di spiegare di cosa parla, se non che vedremo un piccolo frangente della storia del Signore degli Anelli dal punto di vista di Gollum trattino Sméagol. Quindi ragazzi, bando alle ciance e si parte con una nuova partita nonché serie. Ho avviato il gioco giusto per regolare i sottotitoli e anche la qualità grafica, perché c'è la possibilità di settare un attimino la qualità grafica. I sottotitoli li ho piazzati al top, al massimo, più grandi di così non è possibile. Siamo su Xbox Series X perché su PC, ragazzi, i requisiti consigliati erano altini per quanto riguarda scheda video, scheda grafica, quindi ce lo gusteremo su console, poco male. Without me, eyes are marbles, no darkness they see. Faces look garbled, no flurry they feel. No breath, no cheer. Death not to fear. Time is not spent. Roses has no scent. At nothing you can marvel without me. But it wasn't roses, my precious. Not roses. Lilies. Not lilies. Not roses. Which one was it, precious? D'accordo, Gollum o Sméagol, un personaggio molto iconico della saga del Signore degli Anelli, raga. Quiet! Someone's coming! We may provide you with a car. There is no hope for him, I fear. The creature is lost. Well, let's see how he responds to some light. Someone tortured him, long before the Dúnadan found him. The darkness grows beyond our borders. My people are growing anxious. We cannot let this evil linger among us, Gandalf. We believe that he went to Mordor. That's what I feared. What did he hope to find, I wonder? Leave us. I want to hear what he has to say. Ok, raga. Why don't we start with your name? Your real name, not the one others have given you. Very well. Let us try someone else's name. Bilbo Baggins. Yes, you remember him. He found you more than 60 years ago. Deep underneath the roots of the Misty Mountains. He took something from you. A ring. My precious. You were looking for it, weren't you? You left your home in the mountains, worming your way down the hills, always hiding from the moon. You followed the Hobbit's trace all the way east to the Lonely Mountain. But then you stop and turn south. Why? Something must have drawn you away. A voice calling you to the land of shadow. Leave us alone! Whispering your name in your dream. Not listening! So, once again,
What is your name? Smeagol. Very well, Smeagol. Now, let us start at the beginning. Allora, Mordor, le montagne dell'ombra, anno 3012 della terza era. Ok. Le montagne dell'ombra. Per anni Gollum abitò nelle montagne presso Sirith Ungol, nascondendosi dagli orchi, dagli spettri e da lei, il ragno gigante che temeva e adorava. Allora ragazzi, da quello che so si può approcciare in due maniere differenti nel gameplay, come Gollum, che è il lato oscuro della medaglia, o come Smeagol, un po' più buono, per così dire, ragazzi. Comunque su PC deve essere fantastica la grafica, qualcosa di fotonico. Purtroppo, ripeto ragazzi, scheda video, requisiti consigliati 12 giga e non me la sono rischiata, quindi io voglio giocare il titolo senza problemi, è importante giocarlo poi sostanzialmente e ce lo costeremo su console, Xbox Series X, poi fondamentalmente a livello di performance non sarà paragonabile a quella del PC, però sono sicuro che farà il suo sporco lavoro. Ora sono curioso di vedere ragazzi le movenze del personaggio, le animazioni, e fatemi sapere nei commenti se è troppo scuro il video, nel caso alzerò la luminosità al prossimo giro. Mi fa morire ragazzi, è un personaggio che ho adorato comunque nella saga del Signore degli Anelli e nello Hobbit. È particolare, riesce ad incutere anche in alcuni frangenti di tenerezza, perché è stato sopraffatto dall'anello in maniera pesante Smeagol. Capitolo primo, lo spettro, le movenze sono una figata, le animazioni, raga. Nothing. Nothing. Must go back hungry again. Curse this land. Curse it. Curse it. Ok. Tomorrow, my dear. Tomorrow we find something nice. Siamo a stomaco vuoto. Allora, piccolo tutorial per i comandi. Quindi qua saltiamo, dobbiamo tornare alla caverna perché odiamo la luce. RT più... Ah, salto lungo. Tipo sprint, vediamo. Sì. Sbam. Cazzo, si salta Gollum. Comunque ragazzi, io avrò un approccio in stealth, un puro stealth. Non voglio affrontare, anche perché comunque a me piace lo stealth. And up again. Come stile di gioco. Porco cane, raga. Ma è una molla Gollum. Laterale. Quindi genere horror, a me piace un botto, poi comunque sia questo non è horror ma è un fantasy e Signore degli Anelli lo adoro ragazzi, io li ho visti tutti i film, li ho rivisti, ho letto il libro, tutto quanto raga, una figata pazzesca. No, ok, the mountains of shadow, that is where you are hiding. Must ask, why is it asking us questions? Why? You know why. Verso un muro scalabile. Ah, ok. Ma ci vorrà lo sprint, tipo. Forse no. Dicevo, ragazzi, sì, è un fantasy. Il mio genere prediletto, preferito, è l'horror. Però non potevo mancare. Perché, ripeto, il Signore degli Anelli, lo Hobbit, tutta la saga, la storia, io l'ho adorata e continuo ad adorarlo. Ogni tanto mi ci ributto. Secondo me risulterà un po' scuro, ragazzi, il gameplay. It's a long jump again, my precious. Come, we have done it many times. Ok. No, un momento, perché sennò finiamo la stamina, cazzo. We hate this land. Hate it. C'è andata a culo, secondo me, ragazzi. Sono arrivato a pelo. Ok, quindi scaliamo. Abbiamo dei salti, dei balzi giganteschi. Voglio vedere un attimo se si riesce a vedere un po' di panorama qua. Ma non credo. Spingo un peletto oltre, vediamo. No, 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 più di così non si può andare. Vabbè. Opla. Vai Gollum. Io sarò stronzo e in stealth, quindi sono dalla parte di Gollum e cercherò di effettuare più stealth possibile, ragazzi. Ok,
Allora, per il momento abbiamo imparato lo sprint, il salto, la scalata, e con la B possiamo lasciarci da delle sporgenze. Afferra sporgenza in basso, ok. In questo caso invece ci caliamo. Secondo me questa linea è per azzeccare il punto preciso della caduta. Ok, esatto. Vai su, zio. Se no tornavamo giù qua. Ok. Che sfiga. Molto veloce come gameplay, nessun punto d'appoggio, fai attenzione, se la tua resistenza si esaurisce cadrai. Bellissima questa cosa. Ok. Yes, hiding from the great eye, we think. Long gone. When we came, the nasty orc, long dead. Bella lì, abbiamo un punto interrogativo. Allora ragazzi, si può anche scegliere, optare nella console la qualità grafica. Quindi noi siamo in qualità ray tracing. L'ho spinto un peletto. Però vedo che they kicked us, cast us out, cast them all, cast them. It was our birthday. Yes, it was. Your birthday. Eh sì, quando aveva trovato l'anello. Abbiamo anche il riflesso con lo ray tracing. Indaga sul rumore. Ok, di qua. RB ci accovacciamo. Segui la spia. No, ci boffa. Dicevo ragazzi, in ray tracing però secondo me non carica esattamente al topo le texture. Nasty bird, it watches us, it spies on us. Catch it, grab it, throttle it. Ok, poi magari ce lo mangiamo anche. Sprint verso il muro? Bellissimo, ragazzi. Infatti, vedete qua, texture sono andate un po' a farsi benedire. Vabbè, raga, sti cazzi. L'importante, ripeto, è giocarci. Così vediamo anche come è stato ottimizzato fondamentalmente su console, su Xbox. E adesso? Su. Ok. Sprint laterale verso il muro. Ma sti cazzi così. Forse devo. Sì, sono rincoglionito io, ragazzi, devo saltare. Allora. Ci siamo. No, perché non lo effettua? Momento, eh. Sprint laterale verso il muro. Quindi basta andare verso il muro. Ok. Più semplice del previsto. Filthy little spy. It will tell the wraiths and squeal on us. Ok. Ma è tipo posso accelerare la scalata, sì. Dirty little spy. Squeeze it. Yes, squeeze the cloaksa. And then we eat. Oh. Ci sono le ragnatele, ragazzi. Secondo me stiamo finendo in bocca al ragno. Salta all'indietro con la X, o se no lasciate andare. Salta all'indietro. Perfetto. Ok.
Ok. He's alive. Of course he's alive, you scum. Merda, did York, I put you in a crate? Her ladyship just gave him a sweet Bello. Little kiss. Cautious now. Let's speed. Orcs mustn't see us. There, see? Right on his neck. Kissed him, eh? Probably forgot him, or he'd be off to her larder. Lady doesn't care too much for our sweet flesh and bones. Per poco, raga. Allora, sì, così se non ci feriamo, lasciate andare, perfetto. Da merda, niente. No, ecco qua. Via, 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 via. Stop, game, insect jump. Back to the channel, come on. Ok, forse era d'obbligo, ragazzi. Non c'erano cespugli. They left. What was that? Con calma, Smigo, momento, se no qua ci schiattiamo da 10. How far you ever went into Mordor? Never left the clouds. Why is it asking us? Okay. Two of them. Two little crocs. Entrato in stealth, modalità stealth in automatico. Abbiamo schiacciato, abbassati. Ah, nuovo obiettivo, prendi gli uccelli, va bene. Climbed up too high, didn't we, precious? Not safe here. He mustn't see us. No, not him. His eye sees all, they says. All lands in the mountains. He might see by him. Not him. Not him. Don't speak to him. Don't listen. Ci vogliamo pappare lo scarabeo. Ah, ecco qua, perfetto. Un esperto in stealth il nostro Gollum, però non spicca esattamente per quanto riguarda intelligenza e acume. Ghost, spy, badger. Ok, si rimane in stealth. Bello, 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 raga. Allora, salvataggio in corso. Segui gli orchi. Follow, but quiet. Stay in the shadows. What about the bird? Forget birds. I'm telling you, it was that little one. She loves spider friend. I haven't seen it for years. I hope her ladyship had sucked it dry. Shouldn't report it. It's always trouble. Then they send their blood out, and that's never fun. Si muove come un posseduto Gollum, ragazzi. Via. Who do you think? Open that's up! Them. Why are there torture marks on your hands? Ok. Allora, qua siamo a rischio. She could help us. Lei potrebbe aiutarci, forse parla del ragno. Even the shriekers are out flying. Those screams, makes your skin crawl. Ci dobbiamo calare qua, raga. Yes! A spider could help. First, lure them into her webs, and then... War. That's what's brewing. Folks high up are getting tense. Nella sua rete, come fare però, raga? Allora, un momento. Ok.
Non mi pare di aver visto un livello di difficoltà, quindi è standard. Ok, ci ha salvato, quindi se scattiamo. This tunnel. The other lantern's out again. Oh, go away. Stay close to them, precious. Slay that you monster. No, take this one first. Ok ragazzi, riprendo da qua. Possiamo effettuare un'imboscata. Ho dovuto rispondere al telefono e mi rompono i coglioni anche mentre sto registrando. Allora, effettuiamo questa imboscata, vediamo. Strozzalo. Ok. Wants to light fires, does it? Clever orc. The other one. He'll see us. Stay away, my dear. Too strong and heavy to play our little game. Gollum non può uccidere gli orchi che indossano un elmo. Ok, quindi cosa facciamo? We need a stone. We need a stone. Ci serve una pietra. Bella lì. Quindi abbiamo anche delle armi. Maga! I don't like this. She's lurking somewhere. Hit the lantern! Hit the light! Nella luce, ok. Hear that? Somewhere close. Maga. Vediamo. E ora è finito perché se lo pappa il ragno, giusto? È caduto giù. Essere pappato il ragno. Ok. Grande gol. Non ho fatto in tempo a leggere, veramente non c'è stato proprio il tempo di leggere. Parlava di gigli, tipo qualcosa del genere. Ora non so se questi siano esattamente dei gigli, però Smigolo è, come detto ragazzi, è più tenero, è diciamo la parte buona del personaggio. Gollum no. Smash it! Smash it! What if it's friendly? Eat it! Don't let it tell on us! Ok, allora, possiamo scegliere se continua a guardare con Smigolo o uccide lo scarabeo e nasconditi. Come detto ragazzi, io approccio Gollum in stealth e via discorrendo, quindi saremo Gollum ragazzi in questa serie. Kill it! Smash it! Eat it! But there's no one here, no one around, just a bit longer. Allora, il ragno è ancora in giro, spettri, i Nazgul alati sono sempre vigili. No, il ragno è ancora in giro, quindi dobbiamo... What about the spider? What if she comes back? She's not hungry, she just had orc to eat. Lo stomaco brontola. The orcs are gone too. Allora, affamato, sembra saporito, lo scarafaggio potrebbe avvelenarci. Affamato. Aren't we famished, my precious? So nice, so juicy, so tasty. We are famished, yes. Starving, always starving. Crunchable beetle, eat it, eat it. Ci mangiamo lo scarafaggio. Gollum ha vinto la discussione. Gollum non può uccidere gli orchi che indossano un elmo. E questo avevamo capito. Continua a ripetersi. Mangiati sto scarafaggio, sì.
ce l'abbiamo fatta. Ci pizzano sicuro. Ecco qua. I Nazgûl. Porco cane. Ok. Via. Fuga. E bisogna comunque valutare anche se agire come Sméagol o Gollum. Pensavo non ci fossero delle conseguenze. Ok. Gollum non può uccidere ancora, ma è rimasto impallato. Trova qualcosa da mangiare. Dei funghi. Non è che ci avveleniamo, però. Ah, per mangiare il cibo tieni premuto X. Good, good. Ok, quindi possiamo mangiare dei funghi. Quindi mangiamo e ripristiniamo l'energia. Ok. Niente kit medico, comunque bendaggio, roba del genere. Giustissimo. LB, usa l'intuito e i sensi amplificati di Gollum. No, LB, cazzo faccio. C'è una traccia. Non è a consumo questa, no? Aia. Di qua. Beh, comunque siamo con l'energia al massimo. Altri funghi non ce n'è. Peccato perché potevamo fare una piccola scorta, raga. Di qua, a destra. There's more of them. Ok, un Nazgûl. Più di uno. Adesso? Via, 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 via. Non so. Not this way. Ho capito, zio. Ok. Ho visto una piccola apertura lì, in mezzo alle rocce. Aia. Ci hanno pizzato. Sono morto. Mi sa che ho toppato. Vediamo un attimo, raga. Strano però, eh. Infatti. Look at me. Look at me. Maltratta. They brought you to him, didn't they? The Dark Lord. What did you tell him? What did you tell Sauron? Nask. The ring. Nask. What did you tell him? Nothing. Nothing. We swears. We swears. Nask. Don't tell them, precious. Baggins took it. Baggins from the Shire. So he knows. Non è che regge tanto alle torture, Gollum. Ho
Ok, l'occhio di Sauron che ci osserva in maniera costante. Gli orchi che driftavano. Pozzi Neri, il primo giorno, dopo essere stato interrogato dal signor Oscuro in persona, i servi gettarono Gollum nella fossa degli schiavi, sotto la Torre Oscura. Ok. Shut up! Brutta merda. Allora, capitolo 2, il verme. Shut up, Grashneg. Oh, l'orco incazzato nero. Prendi la tua piastra da schiavo. Ok. What's this for? It's your number 4. Lay down. Allora, parliamo col tipo. Parla con l'uomo fragile. Please, Smeagol doesn't know a thing. We swears. Finn, old man, must tell them. Be quiet. You will get us all killed. Ok. Non possiamo parlare. Dobbiamo andare a dormire. Tizio qua parla con l'uomo malato. Vediamo un attimo. Nice man will help us, yes. Hide in the car. Over the bridge. Through the gate. He won't. Allora, Gollum o Smeagol? Noi andiamo con Gollum. No, no! That stinks! Vabbè, siamo andati con Gollum. Vai a dormire. Ok. Beh, comunque riuscivamo ad evadere da qua. E via discorrendo, ora. Bisogna vedere come. L'astuto Gollum. Giorno 1. Shabrak! Shabrak! Ok, seguiamo lo stronzo. Vai al piazzale d'appello. Snaglob! Ubrishib! Drai! 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 Snagas migrishas tool! Smeagol doesn't know what to do. Ci pensa Gollum. Move! Move, you scum! The great eye sees us. The beasts! Drai! Drai! Beasts! The great eye sees us. The great eye sees us. The great eye knows. The great eye. Fa il rapporto al signore delle bestie. Siamo una specie di gulag qua, ragazzi. Un campo di lavoro. Ok, direi di andare avanti un altro peletto, raga. Giusto per fare il punto della situazione. Nimda, Nimda, Ubrishib. Just keep your head down. Do what the masters tell you. Run, run till your feet are bloody. What is that thing? Not a dwarf, not a goblin. Too ugly for either of them. Be quiet. Yes, my king. Not okay. See that one? These new slaves are weaklings. The Morlocks like them. Amok, I'm not picking up scattered bones again. Oh, you'll have to. They keep all the strong ones higher up now. All claimed by the breeders. Push to Snaglock. Cruel ox, cruel men. What has Smeagol ever done to them? Oi, Miss Daglach.
Ok, abbiamo distanziato il gruppo. Dovrebbe essere questo il capo degli orchi. Nindai, Sloigovishil, Gulsuk. Signore delle bestie. Please, we don't understand. This way. Ok, segui l'uomo fragile. D'accordo. Hey, Grashnik, I didn't catch your name. Gollum. Some calls us Gollum. Gollum. You're going to die down here, Gollum. My advice, make your death count. You have to get the Boroks back into the pens, as fast as you can. They let you starve if you're slow. Boroks? The beasts. If they run at you, find cover. Get to high ground if you can. They don't have the best eyes. Open the pens and lure them in there. Then quickly close the gates. Pens? All right. I will help you. Ok, questa è la nostra missione. D'accordo, vediamo un attimo, raga. Il tizio è messo veramente male. È una camminata. Salvataggio in corso. Climb the ladder. The gate is not for us. Ok. Ah, nel caso possiamo anche scendere velocemente. Scorre verso il basso. Ok, giusto per provare, raga. Things first. The slaves chase the cattle. The cattle chases the slaves. You are the bait. If you're careless, you'll get trampled. Lure the animal into the pen and then quickly shut the gate. Okay. Those beasts love to break the levers. That's why there is another one on top. Non è semplice ora, vabbè, più. Go down on the other side. Carefully. No, dobbiamo scendere di qua. In gabbia il Borok. No, cazzo. Get his attention and run. Ok. Allora, dobbiamo attirarlo lì dentro. E poi chiudere la leva là in alto. D'accordo. Vediamo. Now run! Run to the pen! No, perso. No, 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 no. Perché non salta? Cazzo. Ma è uscito. Sono velocissimo. Ok, vediamo. Vabbè, cazzo. Due? Allora, dobbiamo rinchiudere le bestie nel recinto. Very well. There is another pen back there. But the way is long and the Boroks are fast. Infatti, ho notato. These ones are bulls, so I wouldn't trust the fences to stop them. If they get too close, try getting to higher ground. Una posizione elevata. D'accordo. Allora. Mi hanno già individuato. Merda. Ok. Quindi sono anche abbastanza stupidi. Bella lì. The volume. Above the gate is another lever. Why are they doing this to us? Smeagol has promised. He'll find the precious for him. He swears. Ah, dov'è la leva? Ma di là. No, 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 no. Lo sapevo, raga. Siamo morti. Cazzarola. Swears. Conviene, raga. Acquattarci. Siamo più precisi qua. Più o meno, veloci, veloci. Se no sti qua escono fuori dal recinto. Ok. Tira sta cazzo di leva, Gollum.
Snugglob, Dragolook, Obrishim. What's it shouting, precious? Beastmaster will tell us. Not too bad. For your first day. Not too good either. Ma ci danno da mangiare? No more work down below, though. They want me to keep an eye on you. Their newest scheme to humiliate me, I suppose. Next, the mines. E si va lì. Try! Snugglob, move! Ok, cambiamo sezione di lavoro. I comandi, ragazzi, devo essere onesto, non sono esattamente... Non sono esattamente precisi, Fai rapporto all'orco della miniera. È un po' un casino, raga. Riuscire a tenere centrato il nostro personaggio, a fargli fare esattamente quello che vogliamo... E non che, come in questo caso qua, riuscire a tenerlo in equilibrio. C'ha dei movimenti troppo, troppo agitati e repentini, che ti portano a sbagliare con un'enorme facilità, ragazzi. What's it saying, precious? Is it asking riddles? Don't listen to her. There's a reason she's in a cage. What reason? She's a witch. Well, that's the rumor. Hey, Snagala. Kutznuch ach kontrak. Rashi. Pieno di tesori qua. Kont. Please. Smeagol doesn't know. Doesn't know the words, does he? No. And what does a good slave do? Huh? A good slave that doesn't know the words? He learns. Maybe you should run, little slave. We want to be done before the third horn, don't we? Ok, segui l'uomo fragile, il nostro istrutto. Dov'è l'uomo fragile? È già andato. Maledetto stronzo. È il nostro istruttore questo, ragazzi, ci insegna Please, come dobbiamo... Wait. The frail man must help us. What was that? The bridge. Now come on. They want you to search the tunnels for dead workers. Dead? 8 didn't report back yesterday. Find their bodies, collect their numbers, as quick as you can. Numbers? Yes, their tags. Like the one they gave you, 8. Okay, 8 piastrine. You're on your own now. 8 bodies, come on! 8 numbers. It's too hot! These are the mild parts. For sure. Or would you prefer the fiery rivers? Hey, look. Is that the goblin? What is Who wants to join the brainless maggots down there? Di qua, giusto, raga, ho sbagliato. Non credo, perché comunque mi dà il punto là sotto, ok. Think so. Look at that. He's incredible. And now he's coming here. It gives me shivers. Ok. Aia, eravamo troppo in alto. This one doesn't need a number anymore, does it? That's 1, 7 left. Not nice work. Ok, mangiamoci il verme, almeno ripristiniamo un po' di energia, che ho toppato il salto, ragazzi. Ok. Sicuramente c'è un pericolo qua. Fire that floats. 2 numbers. How did they die, my precious? Too much work. Too much heat. Come faster. I miss the sea of Nana. At least we had bread. Allora, devo andare su in alto, mi sa, raga. Momento. It was something. Non torno su. Ashes. Usiamo la leva. Praticamente vanno riconsegnate le piastrine? No. Si va di qua. Ok. Allora, c'è un altro morto lì sotto. Perché non mi fa... Si vede che dobbiamo semplicemente scendere. Ok. 3. Ah, ne abbiamo altre 5. Allora, di qua. Si torna su in alto con lo sprint. No,
E ora? Ok. Comunque siamo il messi degli schiavi qua, ragazzi. Cruel orcs. No one here to help us find our precious. Ok. No, no, no. Vaffanculo, Gollum di merda. Momento. C'è da prenderci un po' di dimestichezza. Dai, zio, ruota. Oh, ok. Ok. No, allora, devo vedere quando siamo in linea, perché sono sul cazzi. Dovremmo essere più o meno... No, di qua. Così. Dai, vai. Ok. Allora, altro medaglione da recuperare. Vediamo di qua. Beh, è comunque un percorso. No, 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 no. Non così. Hey. Bella lì. What kind of freak is that? Allora, ali di pipistrello. Cioè, nasty little shrieker. Like in the old times of the orcs is deep under misty mountains. Ah, non possiamo mangiarlo. Ok. Ok, la stamina. Questo secondo me è tipo, vabbè, è fatto apposta per imparare bene al top i percorsi. Ora, sicuramente ci schiatto, giusto? Ah, proviamo ad andare giù. Ecco qua. Allora, raga, io qua ci sono schiattato perché probabilmente ora, osservando, bisogna andare di là. Perché c'è la scala. Quindi, ho sbagliato lato. Hey. Ok. What kind of freak is that? Momento, momento, ho visto qualcosa qua. Prendi vermi, prendi vermi. Ok, mangia, zio. Perché non mangia? Boh, non li mangia. Evidentemente siamo a pieno carico. Vabbè, sì, perché essendo morto mi sa che mi ha ricaricato. Hey, what is that? Looks like a frog. Don't listen, my love. Scusate, raga, non doveva essere qua una piastrina. Momento. Arrampica, zio. Ah no, è qua su. Oh, we must rest. Not now, love. Not yet. Ok. Giù. Dai, zio. Sta ancora vivo. Ok. Just 1 minute. No rest, my precious. Or someone collects our number two. Allora, gli altri? Qua sotto. Ok. Comunque dovremmo avere tipo il tempo contato, raga, eh. See? Made it down. Ah, it's too hot. It burns our skin. Ok. Andare su in alto, d'accordo. Di qua, zio. No, no, che schifo. Sei impreciso. Di qua. Ok, that's number six. Si torna giù, no, dall'altro lato. Ok, only one more, only one. Ancora uno. It burns us. Everything burns. Ok, torniamo giù di qua. Vediamo se usciamo a fine sta sezione, raga, e ci salutiamo. Se non riesco a postare il video per tempo. Purtroppo per oggi, ragazzi, unico gameplay perché devo andare a lavorare. Ma da domani ci diamo dentro. Eight, that's it. Now back to the mine master. Quindi si ritorna dall'orco per fare rapporto. Ok.
È automatico il ritorno? What's your number? 9, 14, 16, 20. Dai! Vediamo un attimo. What's happening? They're sending the weak up to the tower. Nice. Posso andare? No. It didn't even fight. They never do. Now. Ok. I prossimi siamo noi. Dai. Number 713 1081. Dry. Gone. Dry. Okay, stavo scherzando. Back to the barracks, folk. You don't die tonight. Now. Allora, per apporta l'orco della miniera. Si è messo in malaccio, eh? What happens to the Tower of Light? They don't come back. That's all I know. Die. Do they get killed? Cursed? What's the light do to them? They go up, they don't come down. That's all. Okay, right. Vediamo. Sono curioso. E poi, ripeto, ci salutiamo perché... Parla con loro. And you? Eight. All eight. Ugly. And slow. I would milk you for blood if you had any. Allora, torna alla tua cella negli alloggi e termina la giornata dalla finestra. Va bene. Andiamo a terminare questa giornata, dura giornata di lavoro. Siamo stati poco apprezzati dal capo. Forse devo salire di qua. Ma non lo so, ragazzi. È un labirinto questo posto. È gigantesco. Non dura who tanto la stamina. Come on, who saw it? Anyone? Maledetta spia di merda. Yes, that's bound to happen with a broken neck. Non me la fa terminare. Forse dobbiamo parlare con l'uomo fragile. Rick Darrymon's gunner at the window. He doesn't need it anymore. Why do they call it king? This one? Is it a king? Yes, is it? Here we go. That boring story again. Sephut, the Sandflood King, blah, blah, blah. Stupid name for a stupid king. Allora, Gollum, sempre Gollum. No kings that one precious, just bones that creaks. Ha! That's right. He's a useless millstone chained to my foot. Neck. What did you say? Never mind. Ok. Ok ragazzi, terminiamo la giornata, diamo un'occhiata a cosa ci attende nel prossimo episodio. Come detto, da domani ci daremo sotto. Povero Gollum, è sfatto raga. L'abbiamo mangiato solo un piccolo e misero vermetto. Studiando un attimo l'ambiente per darci la gambe. I've seen people sit there all night staring out that window, hatching out plans, good, clever plans, all dead and gone. What are you looking at? The bridge? The gate? Ah, yes. That beautiful gate leads straight out of Lugbord's, they say. There it is. Opening to the chime of a bell. A cunning invitation. Huh. Huh. Who lives in the tower? The master of the Black Pits. A sorcerer. But the orcs just call him Candleman. Candleman? Maybe they think it's him whose light burns in the tower. Alas, there is only one way into the Tower of Light.
The one that our sick friend Darimon took today. He lost his hope long before he lost his life. As most of us do. Before that, however, he tried to find plans for the tower. He was obsessed with it. A great collection of maps, he told me. Stored somewhere in the halls of Grond. In a building made of steel. Halls of Grond? I could show you the way. If you want to see for yourself. Don't listen, maggot. No brains left in that old scrag. He's been down here too long. Ok, dai. Giorno 2. Ah, sei proprio incazzato con lui. No. D'accordo ragazzi, direi che ci possiamo stoppare qua e riprendere la prossima volta con The Lord of the Rings Gollum. Come detto, da domani ci daremo alla grande, sotto alla grande. Sembra veramente interessante questa storia vista dal punto di vista appunto di Gollum trattino Sméagol. D'accordo ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!